Allora, il tema della stagione del Teatro Astra TPE è cecità. Voi avete chiesto ai registi tre domande. Quali sono le tre domande e come nasce questa idea? Sì, le tre domande sono: nello spettacolo che tu proporrai al Teatro Astra, chi è il cieco, che cosa non vede o non vuole vedere e perché? Tutti hanno risposto ovviamente intanto a queste tre domande, diciamo in modo verbale, ma soprattutto con le creazioni che proporranno qui da noi, a cominciare da me, che proporrò Edipo Re, che è appunto il titolo guida di questa stagione. Il tema mi interessava perché credo che abbiamo un rapporto con la verità complicato e stiamo sviscerando questo rapporto complicato con la verità in tutto il triennio. Quest'anno appunto è complicato rispetto a questa prospettiva della cecità perché spesso ci troviamo di fronte a verità che non vogliamo vedere. Ora io dico che la cosa importante per me, l'ho sempre detto e lo ripeto anche nelle note al pubblico, non c'è nessun intento moralistico in questo tema, cioè non sto cercando chi è il colpevole, cioè non sto cercando di dire che noi non vediamo perché siamo colpevoli, anche perché quando diciamo noi tutti non vediamo, il primo a non vedere ovviamente sono io. Quindi perché fare questa, perché impostare tutta la stagione su questo tema? Perché credo che attraverso il teatro si possa, attraverso tutti questi spettacoli, capire forse quali sono i meccanismi per i quali noi, attraverso i quali noi ci rifugiamo per non voler vedere che ci permettono di non voler vedere quello che abbiamo davanti. Quindi nel caso specifico di Edipo, per esempio, perché non vede la verità, insomma, è un po' complicato scoprire a un certo punto della vita che tutta la tua vita è un inganno e che hai ucciso tuo padre e non lo sai, che stai dormendo con tua madre e non lo sai, che insomma è complicato ricevere la verità. Ma anche il pubblico è cieco in un certo senso. Tutti siamo ciechi, diciamo, in questo senso non sono moralista, nel senso che siamo tutti ciechi, tutti stiamo dentro a questo meccanismo che ci impedisce di vedere a un certo punto la verità, ma a volte questo meccanismo è anche ciò che ci salva, ci permette di andare avanti, a volte penso appunto che riusciamo a vivere soltanto perché certe verità riusciamo a non vederle, siamo capaci di non vederle, cioè riusciamo a non guardarle dritto negli occhi perché sennò ci accecherebbero.